Buonasera cari telespettatori, questa sera siamo in compagnia del generale della Guardia di Finanza Virgilio Pomponi, comandante regionale Campania. Buonasera signor generale, buonasera, come sta? Buonasera, benissimo, benissimo. È la prima volta che ho il piacere di vederla da vicino, la sua fama mi è giunta e quindi mi è venuta voglia di intervistarla. Grazie, grazie, sono onorato della sua attenzione, siamo onorati noi finanzieri dell'attenzione che lei rivolge alla Guardia di Finanza. La ringrazio per aver accettato il mio invito, grazie per essere venuto da Napoli fin qui, insomma è un ringraziamento diciamo abbastanza diciamo intenso. Allora signor generale, allora parliamo della Guardia di Finanza naturalmente, certo. Guardia di Finanza che è il braccio operativo della tutela finanziaria dello Stato, e il vostro motto è nec recisa recedit, certo. Neanche spezzata retrocede, mai, ecco mai. Anticamente era polizia della dogana, doganale, insomma agli inizi. Sì, storicamente siamo nati come guardie doganali, poi ci siamo evoluti. È nata nel 1881. In realtà la nostra nascita viene ricordata al 1774. Ancora prima. La legione truppe leggere che era un reparto che anche aveva sul calendario che è bellissimo della Guardia di Finanza. Grazie. Veramente bellissimo, come sempre io ce li ho tutti, e quindi anche quello della Guardia di Finanza. E vi interessate dei reati economici naturalmente, quindi evasione, quella più diciamo sentita, che perseguite, perché sarebbe brutto, entrate in spesa pubblica, agite sia sulla terraferma anche per mare, avete certo. Una bellissima nave ammiraglia e quindi siete al completo, è giusto così? È così, noi siamo polizia economico-finanziaria, quindi ci occupiamo della tutela del bilancio dello Stato, del bilancio dell'Unione Europea, ci occupiamo di frodi di natura economica, abbiamo dei compiti di concorso all'ordine pubblico e siamo Polizia del Mare. Dal 2017 con la riforma Madia è stato attribuito alla sola Guardia di Finanza i compiti di polizia in mare che prima erano distribuiti tra le varie forze di polizia. Abbiamo anche una componente aerea molto, molto, molto importante che è ben coordinata con la componente navale e che svolge una serie di attività delle quali magari oggi possiamo parlare. E certo, e quindi siete impegnatissimi. Signor Generale, lei si chiama Virgilio, la cosa che mi ha colpito. Virgilio ci ricorda a tutti i nostri studi, è il poeta latino che ha scritto l'Eneide, è lo Duca mio, Dante aveva Virgilio che è come guida, ecco un nome importante insomma che dà anche un po' di soggezione, come l'ha vissuto lei, non adesso perché è un uomo diciamo quasi maturo perché è ancora giovanissimo, ma da piccolo come l'ha vissuto questo nome importante? Le devo confidare una cosa, prima ancora di entrare nell'ambito professionale, un piccolo aspetto di carattere personale. E questo è un nome importante, lei ha detto bene, che richiama il nome di mio nonno si chiama Virginio, i miei genitori hanno deciso di chiamarmi Virgilio, però forse perché sembrava troppo importante, da piccolo i miei genitori hanno cominciato a chiamarmi Lillo. E allora tutti come? Lillo. Ah, Lillo. E tutti quelli che mi conoscono, tutti i miei amici, ancora adesso mi chiamano Lillo, perciò ecco. Diciamo ecco, senso... hanno abbreviato, perché sennò un bimbo due, tre anni, Virgilio. Insomma, è un nome che a me piace, devo dire. È bellissimo, antico, è veramente complimenti. Poi con Napoli direi che c'è un legame importante, Virgilio. Insomma, Virgilio è stata una figura importante anche per Napoli, perciò. Diciamo certo, è certo. Anche... E perciò, però ecco, un uomo maturo, diciamo, è bello, è importante. Per un bimbo, insomma, un po' oneroso la cosa. Va bene, signor generale, la Guardia di Finanza, parliamo in pandemia. La pandemia, noi l'abbiamo detto tante volte con i nostri telespettatori, è un fenomeno che ci ha preso all'improvviso, ci ha sconvolto la vita, ci ha sottratto tanti parenti, abbiamo avuto tante vittime e insomma ha scombussolato quelli che noi chiamavamo anticamente i mores, gli usi e costumi, niente abbracci, niente baci, niente affettuosità, niente fraternità sociale, e le cose sono state diciamo più difficili per tutte le istituzioni. Io ho chiesto a tanti prefetti, questori, forze dell'ordine, procure, e gli inizi sono stati un po' difficili. Ecco, voi siete, come anche altre forze dell'ordine, siete stati caricati di altre responsabilità, oltre al vostro lato, diciamo, che perseguite economico, anche altre cose. Certo.
Il fenomeno della pandemia ha toccato fortemente anche noi, perché come insomma, spesso diciamo, noi siamo uomini e donne prima di essere finanzieri, quindi la pandemia è andata a toccare quello che gli aspetti legati alla salute delle Certo. persone, quindi ne siamo stati coinvolti in prima persona per quello che era il nostro contesto specifico, ma anche per quello che riguardava le nostre famiglie. Però ecco, questa è stata una cosa che ci tengo a sottolineare, mi fa piacere poterne avere ulteriormente l'occasione, che non ha fermato i nostri finanzieri, che pur nei timori per la propria salute, perché Certo. ricordiamo tutti i primi tempi, insomma, nel periodo di lockdown duro, c'era veramente timore di avvicinarsi ad altre persone, di toccare oggetti, insomma, era veramente un periodo complicato. Ma questo non ha impedito di svolgere la missione istituzionale L'attività. che lo Stato ci aveva attribuito, modificando quelli che erano gli ordinari compiti È che stato un noi compito svolgevamo. È arduo. stato arduo perché abbiamo dovuto in qualche modo riconvertirci a compiti diversi rispetto a quelli che svolgevamo Certo. prima o svolti in maniera diversa rispetto a E quanto eravamo certo. abituati a fare. Quindi nel periodo di lockdown, ovviamente intesa ovviamente con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, intanto sono stati bloccati tutti i controlli di carattere fiscale. Proprio perché questi avrebbero potuto comportare un'ulteriore difficoltà per gli imprenditori, ma per le persone in genere, perché sarebbe stato un modo per incidere ulteriormente in una situazione difficile. Certo, Quindi questa era anche per stata una fare una scelta. riunione, come si fa una Certo. riunione senza, con la mascherina, distanziamento, è di Certo, tutto no, difficile. chiaro. Quindi, ripeto, abbiamo dovuto un po' riconvertirci a compiti che erano prevalentemente di ordine pubblico rispetto a quelli che erano i nostri E certo. compiti principali, senza abbandonarli, perché molte attività sono comunque proseguite, non diversamente dalle attività di carattere fiscale, di carattere amministrativo, però ad esempio l'attività di polizia giudiziaria, l'indagine, la collaborazione con le procure ha proseguito, è andata avanti anche in quel periodo. Controllo del Controllo del territorio, i territorio è stato, vaccini. come no, come no, è stato una parte importante, ma perché? Perché intanto in quella fase, d'intesa sotto il coordinamento delle prefetture, c'era una necessità di vigilare su alcuni aspetti innovativi, tipo gli assembramenti. Prima non era un problema l'assembramento, lo è diventato, no? Controllo del territorio. Controllo del territorio. Controllo del territorio che però abbiamo svolto senza dimenticare di essere una polizia Beh, avete dato un economico-finanziaria, quindi grande. facendo un controllo economico del territorio. In quel periodo un problema era quello del reperimento delle mascherine, quello del controllo dei prezzi, quelle poche mascherine, quei pochi liquidi igienizzanti che nella prima fase erano disponibili, e molti imprenditori, diciamo, meno attenti a quelle che potevano essere erano le esigenze del cittadino e più attenti invece a quello che era il proprio tornaconto, hanno cominciato a vendere mascherine e liquidi igienizzanti a prezzi esorbitanti, o magari a mettere in commercio mascherine che non erano regolamentari o liquidi igienizzanti che erano spacciati, tra virgolette, per tali e che invece in realtà non avevano il potere di igienizzare le mani o comunque il corpo, ma quello era un periodo in cui l'articolo tirava, tra virgolette, quindi venivano mostrati, venivano presentati al pubblico come tali, invece non lo erano. Noi lì abbiamo fatto un'attività molto, molto Molto attenta, molto complessa. divasiva, con anche risultati particolarmente importanti. Le do un dato, abbiamo sequestrato circa 12 milioni di mascherine, per darne un'idea, centinaia di migliaia di liquidi igienizzanti che Anche tali non erano. medicinali venduti Anche medicinali, anche online, medicinali, anche falsi. medicinali. Ecco, considera una cosa, che parte di questi prodotti in realtà non erano idonei ad essere messi in commercio, quindi avevano le caratteristiche idonee per proteggere la persona. Le modalità in cui erano messi in commercio non erano quelle Non regolari. erano. E quindi buona parte di questi prodotti sequestrati poi sono stati requisiti e rimessi a disposizione della comunità, in particolare nei primi tempi del tutto il mondo sanitario che aveva difficoltà Certo. importanti. Ricordiamo tutti, per il primo periodo gli stessi medici e infermieri non avevano le mascherine, non avevano. Molti di questi sequestri, effettuati dalla Guardia di Finanza, ma effettuati anche dalle altre forze di polizia, sono serviti poi per, diciamo, rifornire le strutture sanitarie che in quella fase erano in sofferenza e quindi hanno aiutato Un anche grande loro. È compito, stata una avete cosa. svolto un grande compito, noi ve ne siamo grati. Poi lei ha tutta la Campania e Sì, non è uno tutto. scherzo, non è che ha solo Napoli. Però, Da... grazie a Dio, anche 4.500 bravissimi finanzieri, quindi il merito certo, è vabbè, loro. ma lei diciamo, sa tenerli, diciamo, fare il dominus, diciamo così. Ci proviamo, ci Sì, proviamo. ne sono a conoscenza. Allora, parliamo più del vostro campo. L'evasione fiscale è aumentata in pandemia perché non ci sono soldi e si cerca sempre di aggiustare le cose, insomma, di risparmiare. Ma purtroppo non si sfugge al fisco. Certe volte si evade e quindi sono soldi sottratti allo Stato, sono soldi sottratti alla collettività.
e quindi questo non si fa, io lo dico sempre, bisogna pagare le tasse, quello che è dovuto, anche il Papa lo dice, è doveroso pagare le tasse, anche risalendo alla storia, io ricordo sempre, Tucidide se lo ricorda, lo storico ateniese diceva, l'uomo che non si interessa delle cose dello Stato, noi non lo riteniamo innocuo ma inutile, ecco, quindi non siate inutili e quindi paghiamole, anche perché se non si pagano, poi si pagano un po' il doppio. Noi purtroppo ci occupiamo non solo delle persone che diventano inutili non pagando le tasse, ma ci occupiamo anche di quelli che diventano dannose per la comunità, perché ecco, la pandemia ha messo in evidenza una problematica che ovviamente era preesistente alla pandemia stessa, ma che la pandemia ha evidenziato ulteriormente. Se allo Stato vengono sottratte le risorse di cui necessita per un utilizzo pubblico, sono tutti i cittadini che ne risentono, quindi a partire da coloro che non versano, non pagano le imposte nella misura che qui dovrebbero e che fanno sì che quindi che i servizi pubblici poi non siano adeguati a quella che è l'esigenza pubblica stessa. Il mondo sanitario ne ha sofferto particolarmente in pandemia e ripeto, le risorse che lo Stato e per quanto riferimento alla sanità, soprattutto le regioni, ha necessità di avere per poter assicurare, ripeto, una tutela della salute dei cittadini, derivano da quelli che sono gli introiti che lo Stato... Ma la Guardia di Finanza vuol dare una mano alle imprese soprattutto, che possono pagare le tasse, e i telespettatori lo vogliono sapere, un po' più là, un po' più là in data, diminuire un poco il carico, no? Allora, consigliere, il nostro ruolo non ci consente di entrare nel merito di quella che è la misurazione dell'imposizione. Ma lei è più addentro di lei, po' di ritardo? Guardi, rischia di suonare retorico, o suonare magari poco incisivo, però lo slogan che in realtà ha un valore significato, quello che se le tasse le paghiamo tutti ne pagheremo di meno, quindi quando dicono pagare meno, pagare tutti, in realtà ha un fondo di verità, una verità reale, perché il problema è di chi, ripeto, nel breve periodo ritiene di essere un furbo per non pagare le imposte, fa sì che una generalità di comportamenti di questa natura non consenta allo Stato di poter, ripeto, mettere in atto i servizi pubblici di cui tutti ci avvaliamo. E quindi l'aspetto sul quale noi come finanzieri puntiamo molto è un aspetto che mi dà la possibilità di sottolineare che fa sì che problemi come questi non vengono risolti solo con la parte repressiva che noi come finanzieri ovviamente svolgiamo perché è il nostro compito principale, ma che non esaurisce quello che è il ruolo che noi riteniamo di svolgere all'interno della società. Noi ci riteniamo portatori dei valori di legalità economica che vanno oltre a quello che è il controllo e la sanzione, ma è quello di poter diffondere nei cittadini, non solo di chi veste la divisa, ma nei cittadini comuni, una sensibilità verso questi temi che fanno sì che tutti si debbano sentire primi responsabili di quello che è l'apporto che può essere fornito, come dice l'articolo 53 della Costituzione, tutti devono concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva. Questo è quello che tutti noi cittadini dovremmo avere ben chiaro e quindi fare in modo di poter dare il nostro apporto a quello che è il bene comune. Noi finanzieri siamo chiamati ad andare a cercare non solo gli inutili, come diceva lei, ma anche i dannosi, cioè quelli che deliberatamente decidono invece di mettersi al di fuori di questo periodo di legalità e che di questo perimetro di legalità e che quindi danneggiano il cittadino anche se non in maniera diretta, ma spesso insomma in maniera importante. E certamente, quando uno vi vede comunque ha un po' di turbamento. Beh, meno male. Sente un po' controllato. Un po' di timore dobbiamo incuterlo. Però deve essere una prima impressione, perché il nostro ruolo è quello di essere a fianco dei cittadini onesti, delle imprese sane, altrimenti non sarebbe così. Tutelare le imprese sane consentono di tutelare un modello di etica imprenditoriale di cui poi si avvantaggiano tutti i cittadini. Un imprenditore che ha i lavoratori in regola, che paga le imposte, che trasmette dei valori che vanno oltre a quelli meramente economici, ma dei valori di civiltà, dei valori culturali, di cui poi tutti quanti si avvantaggiano a partire dalle nuove generazioni, che sono quelli che poi in un futuro poi dovranno condurre gestiranno. Devono avere il buon esempio dai genitori. L'esempio è fondamentale, per noi militari il culto dell'esempio è una cosa importante. Soprattutto per... I reati economici sono quelli che fruttano di più alla criminalità organizzata, ecco perché lo Stato da un po' di tempo a questa parte ha deciso di colpire soprattutto i beni attraverso le confische, i sequestri, le confische. La collaborazione è la cosa più importante tra le procure e le forze dell'ordine, perché oggi la criminalità, c'è il pericolo, ma è anche, lo constatiamo, si infiltra sempre nella economia legale, questo è il pericolo.
È un pericolo reale ed è un pericolo importante perché la criminalità intanto ha una grandissima capacità di adattamento e anche in questo periodo la pandemico... La resilienza. Come no, come no, come no, come no, la resilienza in particolare. Ma in questo periodo pandemico loro, la criminalità ha colto subito quelli che erano i bisogni della cittadinanza e quindi sono subito intervenuti, ad esempio fornendo un sostegno economico che apparentemente poteva essere diciamo, un sostegno in quanto tale, ma che in realtà poi spesso nel breve periodo si è rivelato invece una trappola per chi accettava questi aiuti, che in realtà aiuti non erano. Abbiamo avuto una recrudescenza importante dei fenomeni di usura, perché diversi cittadini, diversi imprenditori, trovandosi in qualche difficoltà, hanno accettato le proposte che la criminalità gli forniva e questo poi in breve tempo li ha portati a vedersi sottratta l'intera attività economica che inizialmente sembrava dovesse essere aiutata da questo sostegno economico, ma poi le condizioni insomma si sono rivelate tali. Ma noi lo diciamo sempre, io lo dico sempre, di non cadere, lo so, uno non, diciamo messo alle strette è un tunnel l'usura, perché dietro certo. L'usura, io lo dico sempre, c'è la criminalità poi impone tassi altissimi, l'imprenditore, il cittadino che è già in difficoltà, come fa a pagare i tassi altissimi e prelevano l'impresa. Quindi ripeto, nel brevissimo periodo può sembrare un aiuto, ma già nel medio periodo in realtà poi significa sottrarre quelle che è sono... È un aiuto apparente, anche esatto. Perché la criminalità organizzata tiene molto al consenso sociale. Come no, come no. E in questa fase, ecco, le difficoltà economiche di tanti cittadini, ha giocato molto a favore della criminalità, anche in termini di reclutamento di tante persone che, appunto, trovandosi in difficoltà, hanno trovato comunque qualcuno che una mano gliel'ha data, apparentemente, no, apparentemente una mano, ma sì. Che in realtà invece aveva uno scopo recondito che non è stato manifestato all'inizio, che li ha portati poi dopo a dover soggiacere a danni ben più rilevanti di quello che... Li schiavizzano. E non escono più tratta. Fuori. Guardi, le faccio un esempio che dà l'idea anche di come noi sentiamo di avvertiamo quello che deve essere il ruolo anche di noi, di noi finanzieri. Noi veniamo in contatto con tante realtà difficili, tante situazioni di difficoltà economiche come quelle che abbiamo visto prima accennando, degli imprenditori, dei cittadini. Veniamo in contatto nello svolgimento del nostro servizio anche con tante situazioni di povertà vera. C'è stata un'iniziativa molto bella, a mio modo di vedere, che tutto il Comando regionale, tutti i finanzieri del Comando regionale hanno adottato nell'estate scorsa, per cui c'è stata una raccolta, direi, spontanea, guidata ovviamente dai comandi, dal Comando regionale, dai comandi provinciali, ma veramente spontanea da parte di tutti i finanzieri, che sia in servizio che anche quelli in congedo, che sono autotassati sostanzialmente facendo per un'offerta. Dare. Abbiamo raccolto, ripeto, 27.000 euro, che insomma una cifra importante, abbiamo fatto un accordo poi con il Banco Alimentare che e quindi abbiamo distribuito circa 20.000 pasti a persone veramente in difficoltà economica, certo. Che avevano proprio difficoltà ripeto, anche a trovare il cibo per la propria famiglia. E questo è voluto essere un gesto che, ripeto, naturale. Ovviamente, ma proprio per dire, noi se supportiamo i valori di tutela, certo. di legalità economica, ci sentiamo di farlo non solo quando vestiamo l'uniforme svolgendo la nostra attività di servizio ordinaria, che è preordinata istituzionalmente a queste finalità, ma anche quando noi togliamo la divisa da cittadini, sentiamo il dovere comunque di dare un contributo ulteriore rispetto siete a quello generosi. Che siete generosi. Ovviamente cerchiamo di farlo, diamo il nostro contributo, certo, noi riteniamo certo. Ecco, di essere, però ci teniamo a farlo ed evidenziare il fatto che viene fatto da buon cittadino, con lo scopo di essere buoni cittadini prima ancora che buoni certo, che buoni invece finanziari. Loro no, lo fanno sempre con un secondo la criminalità scopo, ha finalità, aiutano anche i poveri. Guardi, le faccio un esempio che si lega all'iniziativa benefica di cui le facevo esempio prima. Noi a fianco a questa attività abbiamo incrementato anche quelli che erano i nostri controlli sui buoni spesa. Ricorderà che qualche mese fa c'è stata un'iniziativa governativa per cui i sindaci, i comuni potevano distribuire dei buoni spesa alle famiglie più indigenti. Noi abbiamo fatto circa 40.000 controlli in pochi mesi, 40.000 controlli, rilevando tantissime situazioni di irregolarità, ma perché molti magari ecco, manifestano di avere delle capacità economiche più basse rispetto a quelle che avevano. E abbiamo recuperato quasi 1 milione di euro da quei buoni spesa che erano stati distribuiti in maniera, ripeto, non coerente con le finalità, che sono stati redistribuiti a favore delle persone che erano effettivamente in difficoltà. Quindi una bellissima azione. Quindi, però ecco, vedi, questa dei buoni spesa è una nostra attività ordinaria di servizio, che ha una finalità che è bene che venga evidenziata, ma non tanto per autocelebrarci. Bene, certo. Ma guarda, lo scopo non è tanto quello di autocelebrarci, perché sarebbe, se no, insomma,
un atteggiamento autoreferenziale che non servirebbe a nessuno. Ma per dire che questo vuole essere, parlavamo dell'esempio, no? Un esempio che noi ci sentiamo in dovere di dare, per far sì che tutti i cittadini, per quello che è il loro contributo, per quello che è il loro secondo ruolo, le loro possibilità, possano dare a chi, a favore di chi qualche difficoltà in più ce li ha. La pandemia, ripeto, purtroppo ha messo in evidenza, ha messo in nudo tanti problemi di questa natura. Noi come finanziere abbiamo la possibilità di farlo in un certo modo e cerchiamo di farlo nel migliore dei modi. Chi avete svolge dato un ruolo un diverso, grande, un grande aiuto. Anche diciamo morale di carità cristiana, ci abbiamo provato e abbiamo insomma, quindi dire sotto che quella divisa batti un cuore semplice, ed è bene che l'abbia sottolineato. Allora, mafia e corruzione sono due problemi, grossi problemi della nostra società. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Cafiero De Lao, che io ho avuto il piacere e l'onore di intervistare, dice sempre: è zavorra che va eliminata. Certo. Il presidente Mattarella dice: è furto di democrazia. Fatto sta che in Italia la corruzione è dilagante da nord a sud, da sud a nord. È cambiato solo il mezzo, il dot d'esse è cambiato e non si fa attraverso i soldi, ma attraverso viaggi esotici, gioielli, il posto di lavoro alla compagna, alla figlia e quant'altro. Il difficile è riconoscere il corruttore, il mafioso. Oggi non, diceva il Papa, la corruzione spuzza. Quando voi sentite la spuzza dovete denunciare, ma non è facile sentire la spuzza, non è facile riconoscere un corruttore, un mafioso. Oggi il mafioso non è più Coppola e Lupara come un tempo, e quindi è raffinato e le nuove leve vanno all'università, sono personaggi di cultura, e il pericolo è proprio non riuscire più ad intercettare la zona grigia. È sempre più difficile. Guardi, stiamo assistendo ad un fenomeno che tecnicamente viene chiamato quello della dematerializzazione della tangente. Cioè, come lei ben sottolineava, non sempre è il denaro ad essere versato, ma sono altre forme di benefit, come di benefici, che in maniera diversa, in maniera meno evidente, però comunque contribuiscono alla remunerazione di una prestazione illecita che ciascun pubblico ufficiale dovrebbe... Ma sempre corruzione. Ma è corruzione, ma anzi è ancora più insidiosa, ancora più grave, perché, ripeto, ciascun dipendente pubblico, sia che veste una divisa, sia che invece veste abiti civili, si mette al servizio dello Stato. Noi prestiamo un giuramento, un tempo anche gli dipendenti civili prestavano un giuramento di fedeltà allo Stato, che viene tradito con comportamenti di questa natura. Ha detto bene lei, adesso non sono tutti così semplici da poter rilevare. Su questo, ecco, noi diciamo che abbiamo siamo naturalmente portati a ricercare in maniera... Come fate voi? I cutuoculi, così? Non sarebbe bello poter essere solo... In realtà noi studiamo tanto. Avete un metodo. I nostri finanzieri a tutti i livelli hanno, diciamo, come valore quello dello studio, della competenza. Bisogna studiare tanto perché le modalità sono sempre nuove, sono sempre più difficili da rilevare. Noi siamo portati a svolgere attività di carattere finanziario, il nostro DNA, quello ci porta a fare, che ci aiuta nell'andare a ricostruire spesso i flussi finanziari o individuare prestazioni che non sono dovute se non in ragione di questo accordo correttivo, che ovviamente non può essere, non è legale, e questo quindi ci porta naturalmente a essere più sensibili nel rilevare situazioni di questo genere. E questo vale molto anche nel contrasto alla criminalità organizzata, perché molto spesso la ricostruzione dei flussi finanziari ci aiuta non solo a recuperare le risorse e individuare le risorse e sottoporre a sequestro, sottraendole alle organizzazioni criminali, quindi anemizzando quelle che sono le loro potenzialità criminali, ma molto spesso aiutano a ricostruire gli organigrammi delle organizzazioni stesse, perché è chiaro che il denaro poi tende ad andare verso i vertici dell'organizzazione. Allora, seguire il denaro, come lo diceva Falcone, quindi, come diceva Giovanni Falcone, quindi il follow the money, che costituisce il nostro habitat naturale, sia per ragioni amministrative, quando andiamo a fare controlli di carattere fiscale, sia e soprattutto, mi riferisco appunto a quanto lei prima accennava, in ambito investigativo, ci porta a svolgere indagini che poi si rivelano efficaci non solo, ripeto, nella ricostruzione delle compagini criminali stesse, ma anche per la sottrazione delle ricchezze alla criminalità, che tende da una parte a reimpiegarle nel circuito legale, danneggiando gli operatori onesti, perché loro ovviamente sono la criminalità in grado in questo caso di poter offrire prodotti o servizi a prezzi decisamente più correnziali rispetto a chi paga le imposte o
compra noi i propri prodotti, le proprie materie prime al mercato legale. Ma poi Acropiato soprattutto individuando quei personaggi che si nascondono spesso dietro prestanome, dietro società che magari hanno sedi all'estero in paradisi fiscali, che grazie al nostro modo naturale di lavorare, alla nostra competenza, alla nostra professionalità, riusciamo a individuare. Io penso che la caratteristica, me lo disse anche un altro alto ufficiale, e disse la caratteristica importante dei finanzieri deve essere la curiosità. È vero, è così. Però lo studio porta anche ad essere curiosi. Lo studio porta ad essere curiosi e la curiosità porta a studiare. Certo. I reati contro la PA. Oggi, nonostante i vari codici anticorruzione, si continua a utilizzare la cosa pubblica come se fosse cosa privata e quindi i funzionari pubblici insistono e con la corruzione e con l'abuso d'ufficio. L'abuso d'ufficio recentemente è stato affievolito. Ecco, i reati contro la PA nel codice penale sono così gravi che sono definiti delitti, è vero? Certo, come no, rientrano nei delitti. Ecco, diciamo che parliamo comunque di una minoranza, grazie a Dio. La pubblica amministrazione italiana, possiamo dire, sono che sono una pubblica amministrazione di grande livello. Purtroppo la statistica ci dice che una parte, come poi tutti i contesti, invece interpreta in maniera diversa quello che è il ruolo che lo Stato gli affida, e quindi ci troviamo di fronte a fenomeni di questa natura. Su questo mi preme, guardi, sottolineare un aspetto, secondo me, importante che non sempre viene colto. Svolgere l'attività di amministratore pubblico è un'attività veramente difficile, delicata, e anche tutti coloro che sono animati dalle migliori buone intenzioni spesso si trovano a dover gestire situazioni complicate. Perché? Perché la normativa è particolarmente complessa, non sempre è facile inquadrare correttamente le situazioni dal punto di vista proprio di quelle che sono le procedure. E lo sforzo investigativo che deve essere svolto da chi svolge le indagini, in questo caso la Polizia Giudiziaria e la Guardia di Finanza, che è chiaramente incaricata di queste attività, insieme alla magistratura, intendendo sia la magistratura ordinaria ma anche la magistratura contabile, perché ovviamente se parliamo di pubblica amministrazione, i soldi pubblici, la magistratura della Corte dei Conti ha un ruolo fondamentale nel nostro Stato in questo ambito qua. Lo sforzo ulteriore che deve essere fatto rispetto a quello che sempre viene comunque fatto a tutte le forze di polizia è quello di poter cogliere quello che è il comportamento, cioè l'essenza proprio del comportamento dell'amministratore pubblico, perché un conto è l'errore fatto in buona fede legato ad una normativa complessa di difficile interpretazione, e un conto invece è la decisione deliberata di sfruttare. L'atteggiamento studiato proprio. Ma certo, perché molto spesso queste difficoltà normative mettono l'amministratore, il dipendente pubblico in una posizione di predominio rispetto al privato, che si trova a pendere delle labbra di chi è in grado di poter prendere una decisione in un ambito discrezionale che la legge gli offre, e che per chi ha intenzioni, ripeto, malevole, di poter far alzare il prezzo, no, della prestazione illecita. Sì. Questi sono quelli che noi dobbiamo andare a cercare in primo luogo. Poi ripeto, l'errore in buona fede non è detto che non possa poi comportare anche una responsabilità, che può essere danno di una responsabilità erariale. E lei è bravo, lei li trova tutti. Vorrei essere bravo, ma i finanzieri sono tutti bravi, e l'importante è che provino a fare questo, poi qualche errore lo possiamo commettere anche noi, ci mancherebbe. Però l'importante è che l'atteggiamento sia questo, ed è quello che noi nei nostri istituti di formazione a tutti i livelli, sia per i finanzieri che per gli ispettori che per gli ufficiali, inculchiamo ai nostri ragazzi, perché poi quando saranno loro a dover gestire in prima persona queste responsabilità, una sensibilità per dire questo è un errore o questa è una volontà di delinquere. Un aspetto importante anche per quelli che sono gli aspetti investigativi. E lei è stato insegnante per 3 anni a Bergamo, io so tutto, ho studiato tutto, è stato 3 anni e gli è rimasto nel cuore. Bergamo, perché ha fatto lo Duca mio, ecco, ha condotto i giovani, li ha avviati. E io ho comandato l'Accademia, ho avuto l'onore di comandare l'Accademia della Guardia di Finanza, è stata veramente un'esperienza fantastica, perché la formazione dei ragazzi è veramente un'esperienza unica, e quello che i ragazzi ti restituiscono è sempre molto molto di più di quello che riesci. Li rivitalizza, è vero. E parliamo di economia sommersa. L'economia sommersa è un'altra piaga dalla quale derivano, diciamo, ha un effetto domino delle situazioni ancora più negativa. L'economia sommersa, ecco, è quella che sfugge al fisco innanzitutto. Si tratta anche di aziende a nero, essendo aziende a nero non si possono evidenziare, e i mali poi che ne derivano sono tanti, anche ambientali. Perché le aziende, essendo a nero, non possono gli scarti di lavorazione metterli a posto come si fa naturalmente, ma li interrano oppure i rifiuti li bruciano, e comunque è un danno per la salute e l'ambiente, e lo sappiamo
lega molto, si lega molto con la salute, e quindi dobbiamo stare attenti a questa attività sommersa. I proventi, cioè i soldi che si ricavano da questa attività sommersa, rientrano poi nell'economia legale attraverso il riciclaggio, quindi certo, un altro danno ancora maggiore. Esattamente così, lei ha toccato un tasto veramente importante, e soprattutto perché è molto rilevante nella nostra regione, in Campania e nella provincia di Caserta soprattutto. La terra dei fuochi purtroppo è una realtà che è conosciuta ai noi in tutto il mondo. Un aspetto, un fenomeno che ne stiamo noi rilevando già da parecchio tempo, ma che la pandemia ha ulteriormente messo in evidenza, certo, è proprio questo del riciclo illecito dei rifiuti. Ci sono imprenditori, appunto, che lavorando in nero acquistano in nero, e come lei ben sottolineava, una volta terminata la lavorazione ha necessità anche di smaltire questi, diciamo, i residui di lavorazione. Non può rivolgersi alle società che si occupano legalmente dove di questo smaltimento. Ma perché pagano, ma poi soprattutto perché verrebbero a denunciare un'attività che loro invece svolgono in maniera sì, è motivo anche di risparmio, perché risparmiano, certo, e imbrogliano. Come no? Cioè, però ripeto, chi lavora completamente in nero, nel momento in cui andasse da una società di smaltimento, andrebbe a denunciare sostanzialmente un'attività. Certo. E allora cosa deve fare? Deve smaltire in nero anche quei rifiuti. E stiamo notando un fenomeno, ripeto, che sta aumentando in maniera importante nell'ultimo periodo, che la pandemia, ripeto, ha ulteriormente stimolato, e al quale noi ci stiamo dedicando in maniera importante, innanzitutto attraverso i nostri reparti aeronavali, come lei prima sottolineava, perché di questo si occupano in particolare. I nostri mezzi aerei hanno effettuato negli ultimi tempi, proprio in collaborazione con il commissario straordinario per la terra dei fuochi, una mappatura del territorio campano, in particolare di quello casertano, la terra dei fuochi, rilevando una serie di situazioni meritevoli di approfondimento proprio in termini di smaltimento dei rifiuti. Con i reparti territoriali questi approfondimenti sono stati effettuati, e una volta rilevate queste situazioni di irregolarità, i reparti territoriali ordinari a ritroso, quindi dallo smaltimento, hanno proceduto poi a ritroso per andare a individuare chi è stato a produrre, quali sono stati i fornitori, quindi ritornando quella filiera del nero che da un rifiuto alla fine ha portato a mettere in evidenza un effetto domino terribile. Per noi, ripeto, ci vuole chiaramente anche in questo caso competenza, certo, e capacità. Un grande utilizzo anche delle banche dati, della tecnologia, certo, perché questo è un aspetto importante per noi, perché adesso noi con internet, con la nascita di internet, bombardati da mille informazioni, saperle catalogare, saperle selezionare, saperle poi incrociare per poter cogliere quello che l'aspetto è tutt'altro che semplice. È difficile. E noi, ecco, come finanzieri su questo ci stiamo impegnando molto, abbiamo brevettato un brevetto Guardi Finanza, una dorsale informatica che era sostanzialmente una banca dati delle banche dati, quello che consente, mettendo il nome Virgilio Pomponi, di vedere quali banche date hanno informazioni sul conto di Virgilio Pomponi, cosa che risparmia invece il lavoro di dover interrogare ogni singola banca dati e vedere se esiste quello. Questa dorsale informatica che ci consente di farlo in tempi rapidi, ci consente di velocizzare molto l'attività di analisi di rischio che, sì, noi svolgiamo in tutti i contesti, sia quello amministrativo che quello penale, che è quello della tutela ambientale, e ci dà la possibilità di andare a cogliere in maniera più mirata. Chi insomma deve essere andato a pizzicare. Certo. Qua siamo già in fine di trasmissione, non so se lei è contento. È contento che sia finito? Ma no, tutt'altro. Io ho un sacco di cose e non arrivo mai in tempo. A proposito di questo, di alta tecnologia, lei il suo mantra è che il finanziere, come dice, il finanziere nasce con la cultura dell'aggiornamento, lui lo dice sempre, la cultura dell'aggiornamento sia normativo che operativo, quindi tecnologico, che normativo. Brevemente, perché c'ho anche altro. Le faccio un esempio, con la pandemia noi abbiamo, ogni comando provinciale è stato incaricato, sì, di sviluppare un modello di analisi che, tenendo conto delle banche dati che noi, sì, abbiamo, sì, a disposizione, andasse a rilevare anche tutti coloro che avevano ricevuto i ristori, no, di benefici, sostegni, senza averne titolo. Un conto è andare a controllare queste società. Il reddito di cittadinanza pure avete controllato? Reddito di cittadinanza. Sul reddito di cittadinanza le devo dire che ne abbiamo trovati veramente che doveva tanti. Essere uno strumento per aiutare le persone in difficoltà. In realtà lo strumento è sempre finalizzato a quello. C'è stato chi ne ha approfittato, considera che la Campania è la regione d'Italia. Perfino i divorziati hanno fatto finta di innamorarsi un'altra volta pur di avere il reddito di cittadinanza. Allora, la Campania
Germania avrà il maggior numero di percettori di reddito di cittadinanza. Consideri che hanno percepito reddito di cittadinanza anche i condannati per associazione mafiosa. Condannati, mafiosi, mogli di detenuti. In collaborazione con le procure ordinarie abbiamo effettuato una serie di controlli, per cui abbiamo trovato fino adesso oltre 120 situazioni di irregolarità. Abbiamo recuperato oltre 1 milione di euro di reddito di cittadinanza che era stato erogato a queste persone. Ripeto, essendo condannate erano palesemente non beneficiari. Ripeto, anche lì è stato un altro. Sono andati a finire nelle mani sbagliate. Sì. Brevemente voglio parlare della droga, che è fonte di business per la criminalità organizzata. A Napoli pare che vada in giro una nuova droga, Chapo, vero? Si chiama El Chapo, dal criminale messicano. Certo. Comunque volevo parlare di droga, è un problema gravissimo, certo, e dico sempre ai giovani di non entrare in questo tunnel. Tante volte si fa per noia, per non essere esclusi dal gruppo, ma ci si incammina in un tunnel. Signor Generale, ha visto che bella operazione Platinum per la droga? A livello internazionale. Ma le operazioni se ne fanno tante, purtroppo, ripeto, la droga circola. Guarda, le faccio due esempi che rispondono alla sua. La prima è un'operazione, lei cita la Platinum, che è una bellissima operazione. A livello internazionale. Noi abbiamo fatto un'altra, l'operazione Captagon, ad agosto dell'anno scorso. Abbiamo sequestrato presso il porto di Salerno 14 tonnellate di pastiglie, chiamate appunto Captagon, che è la cosiddetta droga della CIAD. Dove il procuratore Borrelli, in realtà è in collaborazione. Tra Procura di Salerno e Procura di Napoli, questa entità. Però ecco, questo è stato il più grande sequestro a livello mondiale di anfetamine. Ne hanno parlato tutti, ne hanno parlato la CNN, ne hanno parlato Al Jazeera, ne hanno parlato veramente tutti. Quindi come luogo di transito in questo caso di un traffico importante, perché quelli sono gli stupefacenti che usano, ripeto, la jihad, perché non fa sentire la fatica, non fa avvertire la paura, quindi una droga veramente pesante. Le faccio un altro esempio di qualche giorno fa. Abbiamo individuato una banda di minorenni che attraverso internet, attraverso il dark web, spacciava stupefacenti, quindi hashish e marijuana, e i pagamenti li effettuavano attraverso il bitcoin, quindi il dark web vero, sia in termini di contrattazione sia in termini poi di pagamento. Che fossero minorenni a svolgere questa attività direi che è significativo. È veramente grave. È veramente grave. Quindi insomma una bellissima operazione a livello internazionale. Coinvolti Italia, Germania, Romania e Spagna, Guardia di Finanza partecipava, Carabinieri, certo. Polizia, perfini militari del genere, guastatori di Caserta. Se posso sottolineare una cosa velocissima, la collaborazione tra le forze di polizia è fondamentale e in Campania devo dire che funziona benissimo. Quindi sono bravissimi. Tengo a sottolinearlo perché anche i colleghi. Poi non c'è l'antagonismo di un tempo, siete fratelli, almeno la fraternità sociale c'è la vita. Dunque, il mercato del falso, questa è un'altra cosa che vi dico brevemente, brevissimamente. Il mercato del falso, io dico sempre che è un fatto culturale, perché se non ci fosse tanta richiesta non ci sarebbe il falso. Dobbiamo smetterla di comprare il falso. Molte persone, soprattutto i giovani, sono vittime di questo fascino della firma. Non potendo molte volte acquistarla vera, ci si acquista quella e si impingono le casse della criminalità organizzata, giusto? Anche qui due aspetti. Il primo, che non acquistando attraverso i canali ufficiali c'è il rischio di acquistare anche merci di materiali anche dannosi per la salute. Parliamo di abbigliamento, come ne sottolineiamo, ma se parliamo ad esempio di giocattoli, che è un altro mercato la contraffazione, c'è il rischio di mettere in mano ai nostri bambini. Quindi i cosmetici sono pericolosissimi se non seguono. Li mettono in bocca. Certo. Veramente, ma questo, ma anche per gli adulti, utilizza per le signore, usare un cosmetico che non sia stato testato adeguatamente, che non risponda agli standard sanitari. È veramente un rischio sicuramente. Seconda considerazione è che rivolgersi al mercato della contraffazione significa molto spesso rivolgersi ad un mercato in cui i lavoratori, in taluni casi, noi l'abbiamo anche riscontrato concretamente, sono a volte anche proprio schiavizzati. Cioè non parliamo di lavoratori che godono delle tutele che il nostro ordinamento prevede, ma perché, seguendo la filiera del nero di cui parlavamo prima, sono lavoratori non in regola, che lavorano in contesti anche fisici, non senza regolari. Senza finestre, senza quindi, aria, a comprare, senza bagni. Andando a comprare un qualcosa di falso, noi andiamo ad alimentare quel mercato e quelle situazioni che danneggiano in primo luogo questi lavoratori che vivono in condizioni disperate. E certo, lei non sarebbe contento, ma io avrei da farle domande fino a stasera. Io sarei contentissimo. Signor Generale, mi ha onorato quando oggi ha una visita importantissima, che è il Vice Ministro dell'Economia e Finanze, una giovane bellissima, Laura
Castelli. E Laura Castelli andrà a far visita al comando... la nostra tenenza di Baia. E quindi, insomma, viene da lei e quindi lei ci ha onorato lo stesso. L'ultima cosa, dice, ma avevi detto l'ultima pure prima, ma il traffico di sigarette è importante. Ormai non si svolge più con i gommoni per acqua, si svolge con le macchine, con i pulmini che non danno nell'occhio, ma la Guardia di Finanza se ne accorge lo stesso è vero. E li fa scendere. Però c'hanno la cosa che prendono le agenzie di noleggio e quindi sono preparata. Preparatissima. Sedersi lei di qua da questa parte e raccontare. Dissequestrano e voi però siete vigili. Anche qui una brevissima notazione, il mercato delle sigarette, Napoli poi storicamente è sempre stato, una terra che ha avuto una piaga di questa natura, però oltre al contrabbando delle sigarette c'è un fenomeno anche di contraffazione delle sigarette, torniamo in parte al discorso che facevamo prima, e anche in questo caso è vero che sono sigarette che sono offerte a un prezzo più basso e appetibile, però quando sono contraffatte non hanno minimamente gli standard sanitari per poter essere messi in commercio, e questo significa che fumare quelle sigarette è un rischio veramente importante. È pericolosissimo. Quindi si risparmia un euro, ma si rischia veramente molto di più. Giuro che è l'ultima. Come fate a evitare l'assalto, come dice il procuratore generale Riello, arriveranno i fondi europei, no? Certo. Per tirarci un po' su, insomma, la nostra economia che è andata in frantumi nel periodo di pandemia. Ecco, dice stiamo attenti all'assalto alla diligenza, lui. Ecco, lei come intravede, si può dire, è nascosta la cosa? Come fare ad evitare criminalità approfitti? Allora, ripeto, noi a questo ci stiamo dedicando già da tempo. I modelli di analisi di rischio, a cui facevo riferimento prima, sono finalizzati anche specificamente a questa finalità. Al momento sono tarati su quelli che sono gli aiuti nazionali, i ristori e i supporti. Ma in realtà le dinamiche sono sostanzialmente le stesse. Poter incrociare dati di società che magari dichiarano un certo volume d'affari, dichiarano di avere una potenzialità economica, che però poi attraverso altre banche dati ci consentono di smentire i dati che ufficialmente loro forniscono, ci dà la possibilità di individuare quelle situazioni di irregolarità che a volte in tempi anche particolarmente ristretti ci consentono di intervenire e superare poi le difficoltà del recupero di quelle risorse che non state. Una specie di reato di banca spia, reati spia. Beh, in realtà più che reati spia direi una serie di informazioni che possano accendere una luce, no? un alert, come si vuol dire, nei confronti di determinati soggetti, e cosa che già adesso avviene, ripeto, con i modelli che abbiamo già adottato, sia segnalando la procura ordinaria per attività di carattere investigativo, ma anche le prefetture per quelle che sono le misure interdittive antimafia, strumento che viene utilizzato anche per queste finalità di chiudere i rubinetti che stanno prendendo strade che non un sono grande procuratore che lei non ha conosciuto perché lei è qui ci onora a Napoli dal 2018, un vecchio procuratore, Corrado Lembo, che è stato procuratore. Allora, posso interrompere, sai perché questo? Perché allora Corrado Lembo, io sono uscito dall'Accademia nell'88 e sono andato a Domodossola dove peraltro ho conosciuto la mia attuale moglie, quindi per dirlo. Sostituto procuratore a Verbania era Corrado Lembo, quindi Corrado Lembo è un mio carissimo amico, dall'88. Come spero diventi lei. E lui diceva le indagini di scenario. È vero. Importanti. E la tecnologia, il suo mantra va proprio non così. Non è il mio, è della Guardia di Finanza. Vabbè, la Guardia di Finanza. Vale per tutte le forze di polizia. Lo mantiene vivo. Allora, signor generale, io la ringrazio per avermi concesso questa intervista. Che dirle, le ho un senso di gratitudine. Anticamente si diceva che la gratitudine era la memoria del cuore. È giusto, lo sapeva lei, diversamente giovane le può insegnare qualche cosa. Adesso oggi ha insegnato tante belle cose a noi. Io la ringrazio per quello che fa, per lo Stato, per noi collettività e anche per l'aiuto grande della pandemia. Nel periodo di pandemia siete stati proprio bravissimi. Bravi, io la ringrazio. Se si è trovato bene, benissimo. Io l'aspetto qua fin da ora. Grazie, io invece ringrazio lei, ringrazio insomma averci dato la possibilità di raccontarci, no, un po' come finanziere, per quegli aspetti che magari non sempre sono più conosciuti. Evidenziati. Grazie a lei, ecco, l'ho potuto fare in grandissima serenità. Grazie a lei, grazie dell'onore che ci ha dato. A voi buona serata. Grazie.